Ed eccomi tornato con Storie di Pallone. Oggi vi voglio raccontare la maledizione del Vasco da Gama. Però ragazzi, io sto facendo una prova per vedere se posso ricominciare a portarvi questi video. Quindi magari, perché comunque, diciamo, io ve l'ho già detto, faccio tanta fatica, ci metto tanto a scriverli, ci metto tanto a montarli e poi c'hanno sempre scarsi risultati. Quindi magari lasciate un mi piace se il video vi piace, semplicemente perché molto spesso se non ve lo dico non me li lasciate. E questo è l'unico modo per me per capire se vi piace o meno. Perché se lo vedono in 20.000 e mettono mi piace in 1.100, io dico allora a questi gli piace. Se lo vedono in 20.000 e mettono mi piace in 3.000, allora dico a questi gli piace. Detto questo, partiamo subito. Sigla. Nel calcio, così come in ogni altra cosa, ci sono aneddoti e racconti che ti fanno rizzare i peli al sol ricordo. Queste sono Storie di Pallone. È il 1937 e il Vasco da Gama è la Juventus brasiliana. Vince ogni anno lo scudetto facilmente, anche in anticipo, rendendo il campionato brasiliano anche molto molto noioso e soprattutto, ragazzi, terribilmente monotono. Siamo alla fine del 37 e a Rubigna è un tifoso di calcio. Non è importante di sapere questo che tifa. Sappiamo semplicemente che quel giorno il Vasco da Gama sta giocando contro una piccola squadra brasiliana e vince la partita per 12-0, facendo piangere quel tifoso. Vedendo la sua squadra perdere 12-0, il tifoso a Rubigna si intrufola nel campo del Vasco da Gama, allo stadio del Vasco da Gama. Al tempo ancora si pensava molto, era diciamo al centro del mondo, appunto il mondo superstizioso. Questo tifoso entrò allo stadio senza farsi vedere, con un rospo in mano, con la bocca cucita. Era diciamo un sacrificio, e prese questo rospo e lo sotterrò nello stadio del Vasco da Gama. Nel momento in cui lo sotterrò, urlò a più non posso che il Vasco da Gama non vinca lo scudetto per i prossimi 12 anni, se esiste un Dio. E qualcosa cambiò. Pensate, il Vasco da Gama ogni anno vinceva lo scudetto, sempre, facilmente. Da quell'anno non lo vinse più. Ogni anno comprava i migliori giocatori sia del campionato brasiliano che brasiliani in generale. Era la squadra più potente e più ricca del Brasile e poteva permettersi i migliori giocatori semplicemente schioccando le dita. Ma lo scudetto non lo vinse più. Per anni i dirigenti del Vasco da Gama e il presidente stesso cercarono questo dannato rospo. Scavarono per tutto il campo alla ricerca di quel rospo sotterrato con la bocca cucita, ma niente da fare. Nel 1945, 11 anni dopo, non 12, ma ben 11 anni dopo, il Vasco da Gama tornò a vincere lo scudetto. In questi 11 anni successe qualcosa di clamoroso. Era impossibile nel 37 pensare che il Vasco per così tanto tempo non riuscisse a portare a casa il titolo brasiliano. Eppure per 11 anni non vinse nulla. Dopo 11 anni, invece che 12, come aveva predetto, anzi maledetto, il tifoso a Rubigna, il Vasco alzò il trofeo. E il presidente, quasi in lacrime, dopo aver vinto la coppa, disse: Dio ci ha fatto un piccolo sconto.